Dorothy Michaels, il nostro regista Ron Carlyle e il nostro produttore Rita Marshall. Non ha portato il curriculum, ma il suo agente è George Fitz. Non è poco. Ma ho paura che non sia adatta per questo ruolo, cara. Mi dispiace, grazie per essere venuta. Parti, 285. Vuoi la camera 1 o la 2? Dammi la 2 e dillo a Fred, va bene? Perché non sarei adatta, signor Carlyle? Vabbè, mi vede, io cerco di fare un certo discorso qui e sto cercando un tipo fisicamente molto preciso. Signor Carlyle, io sono un'attrice, io sono un carattere e posso fare questa parte come vuoi. Non sono sicuro che sia un'attrice stupenda, ma ci sei troppo dolce e tenera. Tu non sei aggressiva. Non sono aggressiva? È questo che... Giù le mani! Bada che ti mando le palle nel palato! C'è l'aggressività? Pare. Sì, credo di capire che cosa volete qui. Volete una rozza caricatura di donna? Per provare qualche fesso principio, eh? Tipo il potere virilizza la donna o le mascoline sono cozze. Vergogna la donna che glielo permette, qualsiasi donna che glielo permette. Cioè lei, cara Miss Marshall, e vergogna lei, maschio di merda. Gesù. Che c'è di fesso nel potere che rende la donna mascolina? Non che fosse un mio principio. Miss Michaels, un momento. Nancy Weiser è al video transfer. Diceva sul serio lì o già faceva l'audizione per la parte? Con quale risposta otterrò l'audizione? Anche con questa. Venga.